Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Mercoledì sono andato in un mercatino e voi sapete quanto mi piace andare per mercatini, soprattutto quando mi consigliano un mercatino di Roma dove non si spende nulla. Non vi dirò il nome di questo mercatino perché voglio farci un video il prima possibile. Una persona che conosco mi ha dato un bel consiglio, mi ha detto vai in questo mercatino, non si spende nulla e trovi un sacco di roba. L'unica cosa, vacci presto. Ci tengo a precisare che questo mercatino non fa parte della catena Il Mercatino, dove vado io di solito, ma è proprio un mercato all'aperto di Roma. Spero di tornare il prima possibile e farci un bel video, anche perché all'aperto e secondo me viene anche un video molto carino. Detto questo ragazzi, è il momento di farvi vedere gli acquisti che ho fatto al mercatino. Ma prima, piccola precisazione. Tutto quello che vedete in questo video, io l'ho pagato 1 euro. Non un centesimo di più ragazzi. Ogni cosa che vedete è costata 1 euro. Che voi ci crediate o no, ho pagato tutto 1 euro. Veramente ragazzi, 1 euro al pezzo. Detto questo ragazzi, vi faccio vedere i miei acquisti. Ma prima mi raccomando lasciate un bel like di supporto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina ragazzi, così attiverete le notifiche e non vi perderete nessuno dei miei video. E mi raccomando ragazzi, lasciate subito un bel commento se vi piacerebbe vedere un video in quel mercatino all'aperto di Roma. Questo ragazzi è l'unico Blu-ray che sono riuscito a portare a casa, perché molte custodie dei Blu-ray trovati al mercatino erano praticamente spaccate, io non so che gli avevano fatto a questi Blu-ray. E questo ragazzi era l'unica custodia integra, perfetta, e l'ho pagata 1 euro. Edizione doppio disco, dentro abbiamo la versione DVD e la versione Blu-ray, e questo va dritto in collezione. Poi abbiamo due giochi della Xbox One, abbiamo Watch Dogs, che tra l'altro mi mancava, e poi ragazzi il gioco della UFC. Che dite ragazzi, pagate 1 euro l'uno? Li lascio lì? Assolutamente no. Poi adesso qualche titolo PS4, tutti legati al calcio, sapete la mia passione per il calcio. E quindi ho preso tutti i giochi di FIFA che sono riuscito a trovare. Ho preso il 15, doppia copia per FIFA 16, FIFA 17 e FIFA 18. Voi direte che l'hai comprati a fa, sono giochi vecchi. È vero, ma io sono collezionista, li trovo a 1 euro, li porto tutti a casa, ci sta. Parliamo sempre di giochi PS4, quindi per quanto possano essere vecchi come titoli, a 1 euro è un regalo. Poi abbiamo un bel po' di giochi della PlayStation 3. Giustamente il collezionismo è una bella malattia e ti porta anche a recuperare giochi abbastanza vecchiotti. Abbiamo Heavy Rain, titolo che mi piaceva tantissimo e non ho più in collezione, credo di averlo prestato e poi non me l'hanno più ridato, infatti non presto più niente a nessuno, sono rimasto fregato troppe volte. All'interno abbiamo il gioco, il foglietto e c'era questo ancora ragazzi, e anche questo in collezione. Poi abbiamo Gran Turismo 5, io non sono un patito di auto, di corse, non me ne frega nulla, però il discorso è lo stesso, in condizioni perfette, pagato 1 euro, ancora i libricini con i foglietti all'interno, un FIFA 14, solo perché non ce l'ho in collezione, anche qui pagato 1 euro, chi se ne frega ragazzi, con 1 euro ma che ci compri? Neanche un'estate praticamente, anche perché ormai siamo con la Play 5, quindi che ci facciamo di FIFA 14 per la Play 3? Però questo viene a casa a quel prezzo, è buono tutto. Poi ragazzi, Call of Duty, ce n'erano anche altri titoli ma già li avevo in collezione e poi le custodie non erano messe chissà quanto bene. C'erano anche altri titoli ma in quelle condizioni non potevo comprarli. Con le custodie integre li avrei presi tutti. Questo era l'unico che si salvava, anche questo con il libricino all'interno e il gioco. E questo va in collezione. E in ultimo ragazzi abbiamo queste due copie di Assassin's Creed, che all'apparenza possono sembrare uguali, ma non è così. Anche qui ragazzi tutto perfetto, libricino, foglietti e gioco, tutto tenuto in condizioni perfette. Invece questa copia è il gioco, ma in lingua originale, non c'è la lingua italiana. Vi faccio vedere anche il retro, è scritto tutto in inglese. Anche questo però, come il precedente, gioco e libricino. Sottolineo sempre questo aspetto, perché magari da esterno dici non cambia nulla, ma da collezionista vi assicuro che cambia. Se io trovo questo ad 1 euro, o anche 50 centesimi per assurdo, lo apro e c'è solo il gioco, io non lo compro. Anche questa ragazzi è una parte fondamentale, perché così ho un prodotto completo. Se non ci fosse questa, ho un prodotto a metà. E quindi in collezione non ce lo metto ragazzi.
e quindi rimane lì al mercatino a prendere polvere, o qualcuno che cerca solamente il gioco. Io da collezionista devo avere tutto completo. Per oggi ragazzi è davvero tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, se così fosse ragazzi mi raccomando lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina, commentate, condividete e nei commenti ragazzi ditemi se vi sono piaciuti questi acquisti e se li ho pagati tanto oppure poco. Ovviamente sono ironico ragazzi, 1 euro a disco è praticamente un regalo. Adesso ragazzi è davvero tutto, come sempre vi abbraccio e ci vediamo in un prossimo video.